Bene, iniziamo, buongiorno a tutti, buona domenica. Come vedete siamo qui nel nostro splendido teatro Zanardelli per celebrare i risultati e l'impegno di alcuni membri della nostra comunità, e in un mondo che corre spesso troppo veloce credo che sia fondamentale trovare il tempo per fermarci un attimo e per riconoscere, conoscere e ringraziare coloro che con il loro lavoro continuo, costante e silenzioso contribuiscono a rendere Gottolengo un posto migliore. In primo luogo vorrei rivolgere un caloroso applauso agli studenti meritevoli, ragazzi e ragazze, che con dedizione e sacrificio si sono distinti nel loro percorso di studi, quindi facciamogli subito un grande applauso. Voi, ci tengo a dirlo, siete il futuro di Gottolengo e il vostro impegno deve essere per noi un esempio e una fonte di ispirazione. Vi invito pertanto a continuare su questa strada, a continuare a coltivare la voglia di conoscenza, la vostra curiosità, la vostra sete di conoscenza, e è proprio tramite voi che noi possiamo guardare al futuro con fiducia e quindi sperare che ci sia un futuro migliore per Gottolengo, per il nostro paese d'Italia. E in secondo luogo vorrei fare un grande applauso anche a tutti i nostri impareggiabili volontari che con il cuore in mano dedicano e donano al nostro paese sacrificio, energia e il cuore. Quindi davvero anche voi grazie. E anche a voi tengo a dire una cosa importante: voi con la vostra generosità siete la linfa vitale che nutre la nostra comunità, e grazie a voi che noi possiamo affrontare le tante sfide che ci si pongono davanti. Quindi ve l'ho già detto diverse volte, ci tengo a ridirlo perché è ripetita Juvent, i sorrisi che voi riuscite a strappare alla gente, le emozioni che voi riuscite a strappare alla gente, le ore, spesso le tante ore che dedicate al volontariato, sono i mattoni che costruiscono la casa della nostra comunità. Quindi, dicevo prima all'inizio, siamo in un mondo che spesso corre veloce, un mondo che corre veloce è un mondo che purtroppo è proteso all'individualismo. Voi invece siete il cambio di marcia, voi siete l'esempio che la solidarietà e l'attenzione al prossimo possono ancora prevalere. Pertanto, a titolo personale, a nome di tutta l'amministrazione comunale, e anche mi faccio interprete della cittadinanza, del sentimento della cittadinanza, un grandissimo grazie per tutto quello che fate. Entriamo quindi nel vivo della mattinata, lasciando la parola all'assessore Linda Biglietti. Prego. Buongiorno a tutti. Quest'anno, come lo scorso anno, vogliamo raccontare un po' qual è stata la nostra Gottolengo in rosa, che quest'anno ha cambiato nome e è stata chiamata Gottolengo in rosa e azzurro. Quindi anche quest'anno il paese è in prima linea per la prevenzione dei tumori, non più solo femminili ma anche maschili. La seconda edizione della Camminata in Rosa è diventata ancora più inclusiva, guardando alla prevenzione e alla cura del tumore alla mammella femminile, ma anche maschile e alla prostata. Nel mese di ottobre il paese si è mobilitato con il chiaro obiettivo di diffondere consapevolezza e raccogliere fondi per la ricerca. Gottolengo in Rosa Azzurro è stato un successo, con una partecipazione maggiore rispetto all'edizione precedente e una rete ancora più salda tra cittadini e ricerca. Tante le associazioni e le realtà del territorio che hanno contribuito alla manifestazione. E tra queste ringraziamo l'associazione ADOS, la Proloco, l'Associazione Commercianti e Attività Produttive, le Serate Rosa, T2000 Allestimenti, le Lane di Rosaria, l'Asilo Nido in Puffi, gli Amici dell'Arte, l'Avis, l'Aido, l'AIL, la Croce Rossa Italiana, Comitato di Calvisano, la Scuola dell'Infanzia Caprettini, la Cartolibreria e Profumeria Ornella, l'Oratorio San Luigi Gonzaga di Gottolengo, i volontari dell'Oratorio per il pranzo, le Contrade di Gottolengo per l'allestimento del paese, la Scuola dell'Infanzia Statale, l'Associazione Genitori Felici a Piccoli Passi, Causetti, Albers Pubblicità,
Christine Benedetti, Stefano Pizzini, Azzali Alimentari, l'Ortofrutta Bazzana, la Farmacia Benazzi, l'RSA Cami Alberini, Rossana Breda, la Protezione Civile, Marco Schinetti, la Polizia Locale, Luigi Cè, l'Hub Linguistico Culturale di Bottolengo, Sergio Pietropoli, Vittoria Clotilde Donelli, le ragazze di Villa Bina Cooperativa di Bessimo, Elea, Vignoni Calze Collant, AgriEmme, le Contrade Centro Storico di Bottolengo, la Contrada Centro Storico di Bottolengo, l'Autofficina C&C Car Service, l'Idraulica Lancia e Oikos, Tecnostaff, Bianchi Lubrificanti, Incredible Wine e Officina Meccanica Morbini Davide. Direi che un applauso doveroso a tutte queste realtà che hanno collaborato alla Bottolengo in Rosa. L'evento è iniziato sabato 5 ottobre nel pomeriggio con l'apertura del Villaggio della Salute, dove è stato possibile usufruire di colloqui di prevenzione ed educazione gratuiti con professionisti quali oncologhe, assenologhe, dietisti, farmacisti e altri professionisti. La domenica 6 ottobre, nella mattinata, altri colloqui con medici e poi la camminata in rosa e azzurro, partita da piazza 20 settembre e lunga 4 km attraverso le vie del paese. Novità di quest'anno è la presenza della farmacia nel Villaggio della Salute. Il dottor Fabio Benazzi ha accolto la richiesta dell'amministrazione e si è messo a disposizione insieme ai suoi colleghi proponendo 3 analisi di prima istanza completamente gratuite, come la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e della densitometria ossea nella giornata di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024. Io chiamerei adesso sul palco tutti quei medici, quei professionisti che hanno collaborato per la Bottolengo in Rosa Azzurro. Quindi la dottoressa Graziella Iacono, presidente di ADOS, il professor Francesco Donato, professore universitario degli studi di Brescia in igiene, epidemiologia e medicina preventiva, la dottoressa Angela Torrente, caposala della Breast Unit degli ospedali civili di Brescia, il dottor Fabio Benazzi, farmacista, la dottoressa Manuela Vigni, farmacista, la dottoressa Stefania Calabria, farmacista, la dottoressa Sara Trebeschi, infermiera, il dottor Dino Benazzi, farmacista, la dottoressa Ines Froldi, farmacista, il dottor Paolo Benvenuti, fisiatra, la dottoressa Sara Bosio, dietista della Breast Unit degli ospedali civili di Brescia, la dottoressa Lucia Vassalli, oncologo della Breast Unit degli ospedali civili di Brescia, la dottoressa Rebecca Pedersini, oncologo medico della Breast Unit degli ospedali civili di Brescia e per ultima la dottoressa Anna Bianchi, chirurgo senologo della Breast Unit degli ospedali civili di Brescia. Ho voluto qui i medici e i professionisti che in queste 2 giornate hanno donato il loro tempo e sarebbe importante condividere con tutta la cittadinanza quello che avete fatto. Quindi nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre sono state effettuate a titolo gratuito 40 densitometrie ossee, 63 esami della glicemia, 70 esami della pressione, 54 colloqui senologici e oncologici, 20 colloqui con la nostra dietista e 40 colloqui col fisiatra, quindi direi un ottimo risultato. Attraverso la Bottolengo in Rosa Azzurro abbiamo potuto raggiungere la cifra di 9.000 euro per l'acquisto dell'impedenziometro da donare con l'aiuto di ADOS alla Breast Unit degli ospedali civili di Brescia. Grazie. Doniamolo alle nostre dottoresse. Adesso è doveroso però da parte e non scappare della dottoressa Anna Bianchi dire 2 parole rispetto a questa giornata. Buongiorno. Sono commossa e ringrazio tutti, il comune, ringrazio Linda, ringrazio l'oratorio,
e tutta la popolazione per la partecipazione e perché siete sempre stati vicini alle problematiche dell'oncologia, in particolare al problema del tumore femminile, che, come abbiamo sempre detto, è così frequente nel sesso femminile. Per cui a mio nome, a nome della responsabile, dottoressa Pedersini, di tutto il personale della Breast Unit, dell'Università degli Ospedali Civili di Brescia, ringrazio per tutto quello che avete fatto. Grazie. Buongiorno a tutti. Desidero anch'io ringraziarvi ed esprimere la mia più profonda gratitudine, perché il gesto che avete fatto è un gesto veramente importante. Noi operatori sanitari cerchiamo di dare il massimo, di stare vicino alle nostre pazienti, di accompagnarle lungo il percorso di malattia, che, come sappiamo, è un percorso molto doloroso. Da soli è difficile, ma sicuramente con voi e tutti insieme diventa molto molto più facile. I giorni che abbiamo trascorso a Gottolengo sono stati veramente dei giorni molto belli. Noi siamo stati un giorno e mezzo qui in piazza. È stato molto bello, siete state molto interessate a partecipare, a venire a fare le visite, a condividere con noi tutto quello che sentivate, tutte le vostre preoccupazioni, e devo dire che è stato anche molto emozionante, divertente. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto. Grazie. Grazie ancora a tutti i medici e professionisti presenti e all'anno prossimo. Grazie. Buongiorno a tutti, oggi sono anch'io molto commossa e molto emozionata di ricevere come Associazione Donne Operate al Seno di Brescia questo contributo che questo bellissimo paese ha messo a disposizione attraverso la nostra associazione per questa grande opera per la Breast Unit degli Ospedali Civili di Brescia, che ricordo è la Breast Unit, parentesi, che ha dato la vita a molte di noi, chiusa parentesi, ma che si spende tutti i giorni con umanità, con buon senso, con saggezza, ai limiti oltre il lavoro, oltre la professione, proprio dandosi con l'anima. E noi donne operate riceviamo moltissimo da questa organizzazione, quindi è molto di più che un'organizzazione istituzionale, è proprio una casa dove possiamo trovarci e portare avanti poi la nostra vita successiva, che c'è ed è bella, ma che ha bisogno di passare attraverso questo modo, e noi che l'abbiamo potuto godere con questa Breast siamo donne fortunate. Grazie ancora e grazie a tutti. Io sono professore universitario, quindi mi occupo di scienza, e voi magari vi starete chiedendo: ma l'impedenziometro serve a curare le donne? Non per la parte clinica, serve per la parte del benessere, della salute in generale, perché oltre al tumore della mammella ci sono, come voi sapete, tante altre malattie, e queste malattie si possono prevenire. Io mi occupo di medicina preventiva, per quello abbiamo messo in piedi tutto questo progetto, per migliorare la salute delle donne, anche al di là del tumore della mammella, che già viene curato benissimo da tutti i colleghi oncologi. Ecco perché siamo partiti con questa idea: dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo farle star bene, dobbiamo evitare che si ammalino di altre malattie. Benissimo, allora mettiamo in piedi un programma, e in questo programma andiamo a prendere tutto quello che ci serve per andare in questa direzione. Quindi vi ringrazio di questo contributo, e questo è un esempio di come la collettività può fare qualche cosa per la salute delle proprie persone, delle persone che vivono nella collettività, e sarebbe bene che questo esempio venisse seguito anche da altri comuni, da tanti altri comuni e tante altre collettività. Grazie.
Grazie ancora e adesso lasciamo la parola al consigliere Calvini per la premiazione degli alunni meritevoli. Buongiorno, adesso passiamo al momento dedicato alla consegna delle borse di studio per merito. Sarò breve anche perché purtroppo in questi giorni la mia voce non mi sta aiutando e voglio rivolgermi direttamente ai ragazzi. Ci tengo a sottolineare che il mio augurio è quello che la giornata di oggi non sia un vostro punto di arrivo fine a se stesso. Mi impegno perché voglio la borsa di studio. L'augurio è che questo premio sia un punto di partenza, uno sprono verso la conoscenza. Ognuno, seguendo le proprie passioni, i propri tempi e il modo più adatto, deve sempre aspirare alla conoscenza. Sapere, imparare, conoscere genera uno spirito critico, capacità di scelta. E oggi di spirito critico ne abbiamo bisogno più che mai. Questo è un punto di partenza per un impegno maggiore verso lo studio, ma anche verso il prossimo. Vorrei concludere dicendo, mi raccomando, non vergognatevi di ricevere riconoscimenti come questo, di essere chiamati a volte secchioni o di essere giudicati per quelle volte che magari avete preferito stare a casa a studiare piuttosto che uscire con gli amici. Siete orgogliosi di sapere e di voler sapere, vi siete impegnati, avete fatto anche dei sacrifici ed è giusto che veniate premiati. Questo è un modello che dovete essere orgogliosi di promuovere. Approfondite, informatevi, state curiosi e fate sentire la vostra voce, perché è soltanto promuovendo comportamenti come questo che possiamo sperare che voi, le nuove generazioni, possiate costruire qualcosa di forte e di bello. Adesso chiamerei sul palco i ragazzi, ai miei valletti. Inizierei con Bonarrigo Matteo e Caprotti Davide. Farei anche un applauso. Donelli Clotilde, Fontana Giulia e Fontana Miriam. Ritira la mamma, secondo, non so se stai vedendo, Luciani Lucia, no scusate, Giuliani Lucia. Kaur Sukhprit e Kaur Pravjo. Sì, mi piace la situazione. Un po' di entusiasmo. Poles Daniele e Roversi Sara. Cristian e Saleri Gioele.
esprimi per voi. Sing su Raj e Sing Rajvir. Sing Rajvir. Tedeschi Milena, tedeschi Enrico. Tommasoni Elisa e Zacco Giulio. Bene, farei ancora un grande applauso a tutti i nostri studenti. Allora, adesso passiamo a dare un riconoscimento a tutte quelle persone, a quei volontari, quelle associazioni che hanno donato il loro tempo per la nostra comunità. E partirei dalla prima persona che vedo già pronto, il nostro Luigi C'è. Vieni Luigi. Luigi, come tutti sapete, è il nostro, io lo chiamo il custode del teatro. Adesso ci vediamo quasi tutte le settimane, vero Luigi? Però Luigi ci documenta anche tutto quello che accade nel nostro paese e quindi un grazie Luigi è doveroso. Passiamo adesso a ringraziare, come vi dicevo prima, le diverse associazioni e i volontari che si sono spesi per la nostra comunità. Partiamo con l'Archivio delle Memorie Storiche. C'è qualcuno che ritira? No, eccola che c'è, eccola. No, vieni, vieni. Un applauso. Allora, la Proloco, il presidente Fabio Boffelli che lo vedo, che arriva, la nostra Proloco, il nostro braccio operativo del comune che ci aiuta sempre durante le varie manifestazioni. La Cicalcio, chi è presente? Presente qualcuno? Va bene, passiamo a la PS Redone, presente? Sormani? Ritiri tu? Ok. L'oratorio, Don Nicola, vieni tu a ritirare per l'oratorio? Ho visto che stava scappando, Don Nicola. Vieni, vieni Don Nicola. E anche con l'oratorio l'amministrazione collabora sempre e abbiamo creato una bella sinergia, vero Don Nicola, rispetto a tutti i vari progetti e lavori che facciamo insieme. Stiamo scappando, ma volevo invitare i tanti ragazzi che grazie al cielo ci aiutano in oratorio, sono qui presenti e quindi questo va per loro. Grazie.
sulle realtà sul territorio e l'amministrazione. Grazie. Gli alpini e i combattenti reduci. Ecco Bettoni, vieni come combattente reduce perché sappiamo che il tuo compagno ti ha dato buca oggi. Lo sappiamo che aveva un incontro. Grazie. La Caritas, è presente qualcuno della Caritas per ritirare? No. Ok, amici dell'arte, nessuno, ok, andiamo avanti. Avis e Aido e Ail, chiamiamoli tutti e tre insieme. Ecco l'Avis, ecco l'Aido. Grazie, quest'anno c'è stato anche il 50° dell'Avis che abbiamo festeggiato tutti insieme e l'Avis e l'Aido, ma anche l'Ail sono sempre presenti nelle nostre manifestazioni anche per la Buttolengo e Rosa Azzurro, quindi grazie per il vostro impegno e servizio. Milane di Rosaria, ok. Associazione Commercianti Attività Produttive. Ecco la Presidente, Francesca Vignetti, buongiorno. Associazione Genitori Felici a Piccoli Passi. Eccole lì che le vedo, Daria. Stanno già preparando per i mercatini di Natale, voi siete già abbiamo visto la piazza che avete già abbellito. Arcobaleno di Nicole. Non c'è. Cacciatori. Su. Non so, ok. Le serate rosa che invece ho visto presenti e venite qua Maria Rosanna che adesso abbiamo anche un'altra comunicazione. Le serate rosa durante il mese del libro hanno donato alla biblioteca di Buttolengo per l'acquisto dei libri 1.000 euro, quindi un grande grazie. Gli amici del teatro? Dai, Zoriade torna sul palco. E gli amici del teatro dobbiamo ricordare, vero Zoriade, settimana prossima, sabato 7 alla fine dei nostri mercatini di Natale, ci sarà la replica della vostra, ricordami il Bigamo? Mi raccomando, venite numerosi, anche se è una replica. Perché ci si diverte. Grazie. La Croce Rossa di Calvisano. Eccoli. La Croce Rossa che anche quest'anno ha partecipato alle nostre diverse manifestazioni, ci sono sempre e ci danno sempre un grande aiuto e un supporto, quindi un grazie è doveroso, anche perché durante la Buttolengo e Rosa Azzurro alcune di voi invece che si sono dedicate ai nostri bambini, quindi col Trucca Bimbi, e quindi grazie per essere sempre con noi. Chiamiamo adesso la Protezione Civile, eccoli. Venite, Renzo, vieni. Renzo, vieni. È una piccola rappresentanza della Protezione Civile perché sono molto e molto di più. Di chi è quello? Ah, è mio, sì, è vero. Però non è della mia taglia questo, sembra un po' un gabibbo così. Vestito di nero come voi. Sì? Ok, perché ho anch'io questa cosa, Renzo? Perché da poco, sabato scorso anche lei è volontaria protezionale.
ragazzi, grazie per tutto il vostro impegno che date per la nostra comunità. Siete tanti, sono sempre in silenzio. Loro lavorano dietro le quinte, però grazie davvero per tutto quello che fate. Siamo una bella squadra e un grande gruppo, anche con gli amici di Gambara. Ok? Grazie, sono anche abbastanza simpatici in alcuni momenti. Sì, in alcuni momenti. A volte dobbiamo essere anche seri, giusto Renzo? Ok. E adesso chiamiamo un grande gruppo di persone che li vedo vestiti con il loro giubbettino arancio, e quindi l'associazione Impegno Cultura e Sport Anziani e il loro presidente. Vieni Battista! Battista, vieni qua, che con me chiamiamo i vari... certo, dobbiamo chiamarli tutti. Posso dire due parole? Certo, devi dire due parole. Aspetta un attimo. Allora, nel 2024, fino a novembre, abbiamo fatto 610 viaggi, circa 31.000 chilometri. Abbiamo consegnato 7.500 pasti sempre da gennaio a fine novembre. Abbiamo fatto 400 ore la scuola primaria di servizio, 255 ore di servizio all'asilo Capertini, servizio funerali, processioni e eventi vari, servizio giornaliero al centro anziani, 1.080 ore circa, anche se purtroppo è poco frequentato. Collaborazione secondo le possibilità con la casa di riposo nei servizi diurni. Volontaria alla casa di riposo in aiuto per spostare gli ospiti e rammendare la biancheria. Organizzazione e gestione ginnastica motoria per anziani da settembre a dicembre e da gennaio a giugno. Questo è un po' il riassunto degli 11 mesi del 2024. Però ecco, desidero comunque ringraziare tutti quanti si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo avuto l'ingresso di due nuovi volontari, ben vengano, se ce ne fossero altri, anche perché abbiamo scritto 90 lettere ai cittadini di Gottolengo e abbiamo fortunatamente avuto due persone che si sono proposte per fare del volontariato e va benissimo. Abbiamo purtroppo avuto anche un volontario che ci ha lasciato, e questo ha lasciato questa terra, ma ci ha lasciato anche il segno, però penso che da lassù ci siano delle buone indicazioni. Scusate il disturbo, grazie. Siamo Battista, vieni di qua in parte a me, che adesso iniziamo a chiamare quindi tutte le persone che insieme a te quotidianamente quindi danno un aiuto alla nostra comunità. Quindi vi chiamo a uno e ci raggiungete sul palco. Quindi Bertoletti Giovanni, Bettoni Roberto, Biazzi Andrea, se facciamo un applauso. Biazzi Fiorella, Vignetti Giuseppina, Vignotti Giuseppe, Binali Mara, Bonazzoli Pierluigi, Bonazzoli Franco, Bossi Renzo, Cappelloni Franco, Capuzzi Giuseppe, Contadori Sergio, Cosio Luigi, Cresceri Luciano, Crotti Annika, Lavorio Gianpietro, Diomeda Luciano, Ferrari Olimpia, Galli Giacomino, Gatti Raffaele, Moraschetti Franco, Morbini Elisa, Panzera Antonia, Terrone Laura, Pietropoli Sergio, Filenghi Giancarlo, Rizzo Caterina, Rossi Giambattista, Zacco Franco, Zangarini Mariangela,
E adesso chiamiamo anche invece chi si occupa in modo particolare invece della casa di riposo. Quindi Milzani Ornella, Boffelli Maria, Doninelli Carla, Lisario Nadia, Pietro Poli Anna Maria, Rizzotto Giuseppina e Zacco Manuela. Vedete quanti sono? Sono veramente tanti. Assista, fai un po' di ordine qua, fai il vigile. Purtroppo noi non lavoriamo dietro le quinte perché non ci stiamo. Lo so, visto, notato. Ok, sì. Sono tanti, ma è giusto che tutti voi abbiate modo di vedere e di conoscere quante persone donano il loro tempo per la nostra comunità. Quindi un applauso a tutti loro, è doveroso. E Battista, non cadere. Ok, ci siamo? Sì, guarda, c'è anche qua. No, perché vabbè. Ok, grazie. Allora, concludiamo questa giornata. Ogni associazione, ogni volontario ha ricevuto una pergamena. L'anno scorso nella pergamena avevo deciso di darvi come messaggio, parlava del valore del sorriso, di donare il sorriso a tutte le persone. Quest'anno nella vostra pergamena troverete scritta questa frase che secondo me è comunque importante e significativa. Il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno è il tuo tempo. Perché quando regali a qualcuno il tuo tempo, regali un pezzo della tua vita che non tornerà mai più indietro. Grazie a tutti voi per il lavoro che fate. Prego, possiamo rompere le righe? Sindaco, vuoi chiudere? No, si scende dalle scale. Grazie. Sì. Allora, vi aspettiamo tutti sabato prossimo con i mercatini di Natale. Alle ore 16 avranno inizio i nostri mercatini e si concluderanno verso le ore 20 con diversi momenti sia per i nostri bambini sia per gli adulti. Quindi se non c'è altro da... Sindaco, vuoi chiudere? Vediamo i mercatini. Portate i panettoni e i mercatini che li mangiamo. Buona domenica a tutti e grazie.